2021 per l'Endinara, ma possiamo dire per l'intero Polesine, è stato un anno, inevitabilmente, come sempre accade, attraversato da tanti anniversari. Uno in particolare però era per noi particolarmente importante, il centenario della morte di Adolfo Rossi. Fu un polesano, un lendinarese nativo di Valdentro, dove nacque a metà 800, che si distinse per una scelta di vita estremamente coraggiosa che fece proprio negli anni della sua giovinezza. Il salto nel buio era verso gli Stati Uniti, verso questa terra promessa che offriva garanzie di riscatto per chi voleva sfuggire dalla miseria o per chi, come Adolfo Rossi, semplicemente voleva trovare le occasioni per realizzare quelli che sentiva come i propri talenti, le proprie capacità. Riuscì rapidamente ad imporsi a New York come giornalista. Gli fu affidato e divenne primo redattore e praticamente unico redattore del Progresso Italoamericano, una testata che acquisì una grande importanza poi nei decenni a seguire, perché divenne proprio il primo giornale della comunità italoamericana di New York. Fu un'esperienza naturalmente molto intensa per lui e molto carica di competenze acquisite, tant'è che dopo 5 anni di soggiorno americano rientrò in Italia e per lui si aprì un nuovo importante capitolo, perché divenne uno dei più autorevoli reporter, giornalisti della stampa italiana di fine 800. Ma questi continui cambi di pagine della sua vita non si fermano qui, perché al passaggio del secolo, fra 8 e 900, gli venne affidato un incarico che gli aprì le porte verso la diplomazia. Infatti fu nominato ispettore viaggiante del neonato commissariato generale dell'immigrazione, e fu nell'ambito di queste missioni che condusse dei soggiorni, delle verifiche su questo terreno, in Sudafrica, nel Sud America e nuovamente negli Stati Uniti. Quindi tornò a New York proprio agli inizi del Novecento, quindi di nuovo un legame che si rinsalda fra questo nostro conterraneo e la metropoli d'oltreoceano. Abbiamo cercato di raccogliere maggiori informazioni proprio su quel quinquennio, su quei suoi primi 5 anni a New York, perché avevamo un testo di partenza, avevamo le cronache di quell'esperienza che lui aveva pubblicato in due piccoli volumetti, ma molto ricchi di vicende e di racconti, Un italiano in America e Nel paese dei dollari. Taglio dei nostri incontri a New York non poteva mancare una conversazione con l'Istituto Italiano di Cultura di New York. È un istituto che è emanazione del Ministero degli Affari Esteri e che ha come propria mission proprio la promozione della cultura italiana in quella città e negli Stati Uniti, con progetti culturali che vanno dalla pubblicazione dei libri all'organizzazione di mostre temporanee presso la loro sede. È un istituto quindi che si occupa proprio di valorizzare il patrimonio culturale italiano e soprattutto di sottolineare quella cultura italiana che si è affermata negli Stati Uniti. In particolare la nostra conversazione si è tenuta con il suo direttore, professor Fabio Finotti, professore che ha alle spalle un nutrito e prestigioso curriculum accademico in studi letterari e che da alcuni anni appunto dirige questo istituto. Abbiamo una
una piccola selezione delle sue pubblicazioni, lui pubblicò tantissimo, fu abilissimo anche nel far diventare dei best seller le sue principali inchieste giornalistiche. Mm-hmm. Eh beh, era il periodo giusto, sì. Se uno pensa a Barzini, certo. I giornalisti allora ogni tanto inventavano sì. per rendere tutto più accattivante, ma erano sicuramente degli scrittori o De Amicis, per sì, esempio. Naturalmente, ecco. Anche. E all'origine, diciamo, di questa sua intuizione, quella cioè di rendersi conto del potenziale che potevano avere i suoi iscritti, c'è proprio questo Un italiano in America, perché questo è il primo testo autobiografico che pubblica proprio pochi anni dopo il rientro in Italia, ed è proprio una sorta di diario di questa sua esperienza newyorkese. Ed è un affresco espresso con un linguaggio molto semplice, molto piano, molto divulgativo, ma molto anche efficace. E noi abbiamo voluto, proprio un anno fa, quando ricorreva il centenario della morte, riprendere in mano questa sua opera, l'opera successiva, sempre dedicata a New York e agli Stati Uniti nel paese dei dollari, che uscì l'anno dopo, perché per rileggerle oggi in un contesto, certo, che è quello della contemporaneità, e soprattutto mi sono reso conto dell'efficacia visiva che avevano proprio i suoi ritratti di New York, dei personaggi, le tante citazioni dei luoghi con dovizia di particolari, che abbiamo detto, perché a quelle parole di Adolfo Rossi di ormai più di un secolo fa non accostiamo una rilettura di quei luoghi con le immagini di oggi, con un confronto anche con chi oggi rappresenta la cultura italiana a New York, sì, e negli Stati Uniti, per vedere quelle che sono un po' le tracce anche fisiche che magari sono restate, certo, di quella stagione, e per capire quanto è stato significativo quel momento per l'apporto anche della cultura italiana negli Stati Uniti. Quindi voi avete questo progetto. Questo è il progetto. Tra l'altro, sto guardando Garibaldi a New York. Sì. Io qui nel mio studio ho il ritratto di Garibaldi fatto proprio durante il suo soggiorno a, sì, New York. Certo. Che con la lettera autografa di Garibaldi, che dice: questo ritratto fatto dal signor eccetera nel mio primo soggiorno. Quindi è bello che, sì, sia arrivato questo libro. E, sì, e questo poi è stato l'abitazione, vedo anche che si parla di Edison, sì, della famiglia che insieme ad Edison ha creato la rete elettrica di New York, l'Istituto di Cultura, prima era appunto un'abitazione privata che poi è passata ai Vanderbilt e negli anni 60 è stata venduta, sì, al governo italiano. Quindi vedo dei collegamenti un po' così magici, certo, tra il libro e il lui, infatti, l'istituto. In queste pagine si concede alcuni spaccati, diciamo così, storici, uno dedicato proprio a Garibaldi a New York, quindi poi ci sono molte pagine dedicate ai colloqui e all'amicizia che si stabilì fra Adolfo Rossi e Meucci, quindi insomma è figura chiave anche del soggiorno, certo, insomma, di Garibaldi a New York, e ricorda anche che 20 anni prima lo avevano preceduto i suoi due modelli ideali, quindi Alberto Mario e Jesse White, i militanti mazziniani e volontari garibaldini, e questa coppia d'eccezione, lui lendinarese, lei di origini inglesi, ma che poi con Alberto Mario condivise l'intera vita, furono a New York per tenere alcune conferenze mazziniane che sono descritte puntualmente da Rossi. Tra l'altro noi l'anno prossimo abbiamo in programma, proprio ne parlavo prima, una mostra sull'emigrazione italiana negli Stati Uniti, tra maggio e luglio, basata in buona parte su questo archivio magnifico creato da un giornalista napoletano che ha raccolto innumerevoli documenti su tutti gli aspetti, non solo della vita di Napoli, della vita quotidiana di Napoli, ma dell'immigrazione, dai menù della terza classe, per dire, alle rimesse degli immigranti, alle
i documenti fiscali, alle lettere, eccetera. E quindi faremo una mostra dedicata a questo. Forse si potrebbe intrecciare in un certo modo quella mostra Sì, con questa. perché Io lui dovrei vive avere, tutta quell'epoca, lui la vive appunto. interamente, i 3-4 decenni che sono a cavallo fra la fine Perché dell'Ottocento sì, e i ecco, perché primi due vede, del Nove. quella sarebbe una mostra che ci permette di vedere le cose, per così dire, dal basso, dalla realtà materiale. Questa, invece sarebbe una cosa che ci permette di vedere la stessa vicenda, ma raccontata e vista da Sì. qualcuno che aveva le capacità di leggerla e Certo. di narrarla, insomma. Lì è il materiale, la materia grezza, per così Certo. dire, che poi qua diventa racconto. Sì. Vabbè, Quindi si potrebbe per sicuramente, noi sarebbe. e come al solito i casi della vita Sì. sono sempre, Sì. appunto, interessanti, perché è un caso proprio che si incrocino queste due cose. Nell'ambito delle istituzioni culturali che si occupano di cultura italiana in quella città, non poteva mancare la ricerca, ecco, di un contatto con un'istituzione universitaria. Abbiamo così scoperto che alla Columbia University, prestigiosa università americana, è attivo ormai da diversi anni, anzi da diversi decenni, un dipartimento di studi che si occupa proprio di storia della letteratura e della cultura italiana, che ha il nome di Italian Academy. A dirigerla in questi anni c'è la professoressa Barbara Faedda. Con il nostro Lorenzo da Ponte, che tanto per parlare diciamo di area veneta, no? Lorenzo da Ponte, il famoso librettista di Mozart, che nasce a Ceneda, e poi con tutte le avventure che sappiamo, perché lui è stata una persona estremamente affascinante, ha girato l'Europa fino poi ad approdare negli Stati Uniti. Lui arriva nel 1805, quindi già parliamo dell'Ottocento, quindi all'inizio dell'Ottocento abbiamo il primo vero promotore della cultura italiana qui a New York, negli Stati Uniti. Questo è uno dei pochissimi ritratti originali di Lorenzo da Ponte, il quale diventa nel 1825 già il primo professore di italiano della Columbia University. Quindi tutto ciò che è considerato oggi Italian Studies a New York, in gran parte anche negli Stati Uniti, nasce con Lorenzo da Ponte. Quindi ecco già il primo collegamento con la regione, diciamo la grande area del Veneto. Quindi, come vedete, le coincidenze sono più di una. Inizio con Lorenzo da Ponte non solo perché per noi è la figura di riferimento qui alla Columbia University e per noi che ci occupiamo di cultura italiana, ovviamente è una figura quasi mitologica, ovviamente. Perché lui rappresenta un'italianità che è già diversa da quella di Adolfo Rossi, per esempio, perché lui fa parte di un gruppo ristretto di italiani che arrivano o emigrano negli Stati Uniti. C'è una parte un po' che già si presenta come intellettuale, appunto, Lorenzo da Ponte era il librettista di Mozart, quindi comunque una persona di elevata cultura, che comunque voleva lavorare nel mondo della cultura, delle biblioteche, della promozione culturale ai più alti livelli, però riesce ad istituire la prima cattedra di italiano, di letteratura e cultura italiana alla Columbia University. Come lui, altri pochi italiani, non era ancora il periodo della grande immigrazione dall'Italia. Quindi gli italiani erano esuli politici, rifugiati politici degli imperi europei, quindi era un tipo di immigrazione diversa da quella che incontra poi Adolfo Rossi quando arriva qualche decennio dopo a New York, perché quello è il momento delle grandi nuove ondate dall'Europa che sono rappresentate per la maggior parte da immigrati italiani.
E come sappiamo, quella è un'immigrazione sicuramente diversa rispetto al primo 800, perché è un'immigrazione ovviamente più povera, più sofferta, ed è quella che incontra per la maggior parte Adolfo Rossi, anche se io ricordo comunque che tra queste immagini, queste vignette che lui dipinge con la sua scrittura, vi sono dei personaggi di origine italiana, ma che fanno parte comunque, se vogliamo definirla così, ancora di quella elite culturale ed intellettuale newyorkese, perché lui parla di persone italiane di origine, ma che comunque si sono affermate, che si sono, diciamo, educate nei grandi collegi, come ne chiama lui, nei grandi collegi di New York e quella che viene chiamata Tri-State Area, cioè lui, se ricordo bene, menziona Yale, menziona, cioè queste grandi istituzioni accademiche. Quindi lui, la cosa che io penso fosse particolarmente interessante, era che aveva un occhio, diciamo, all'immigrazione, quella nuda e cruda, Certo. con un'attenzione particolare anche al contributo, non solo appunto di questa grande comunità che è stata enorme per gli Stati Uniti, come sappiamo, ma anche con un occhio a quel contributo anche più intellettuale e culturale, di un altro, non altro tipo di immigrazione, ma dello sviluppo di quella originale immigrazione che ha trovato delle strade, dei percorsi diversi. E quindi secondo me questo è stato un po' il suo occhio fino, è quello di aver catturato appunto queste vignette, queste ricostruzioni, anche essendo un giornalista intervistando le persone e capendo un po', no, cosa, quali erano i contesti in cui operavano le diverse espressioni di italianità a New York. E ovviamente la cosa che chiaramente ho letto molto il progresso italoamericano per le mie ricerche, e la cosa interessante è stato che il periodo in cui lui si è trovato qui è stato un periodo, se vogliamo definirlo, di transizione. C'erano appunto queste prime generazioni di immigrati, che sono poi quelli che avranno i loro figli, essere i primi studenti, per esempio, con le scholarships che venivano qui alla Columbia. Erano i primi appunto che venivano da queste famiglie di immigrati, e che appunto quasi sempre, perlomeno nel caso della Columbia, quasi sempre con queste borse di studio riuscivano ad avere accesso al college, con grande successo peraltro, perché per le mie ricerche diventavano medici, professori, avvocati, giudici, cioè poi la lista degli italiani che hanno contribuito alla vita sociale newyorkese e L'ascesa statunitense. sociale che si è fatta subito, come si Assolutamente, dire. assolutamente, sì. Quindi ecco, è un periodo, ripeto, un po' particolare ed è proprio quel periodo di collegamento tra l'originale un po' elitistica, immigrazione della prima metà dell'Ottocento, con poi questa grande ondata a cavallo tra l'Otto e il Novecento, che è stata poi tra le più grandi ondate di immigrazione negli Stati Uniti, dopo quella dall'Italia. Francesca, ti Tra lascio. l'altro, no, Sì, facciamo anche un concorso, un premio giornalistico proprio per rinnovare il rapporto che c'è appunto stato, diciamo, e partecipano parecchi ragazzi giovani, quindi c'è ancora veramente una necessità di aprirsi a questo tipo di ricerca. Ecco, è per noi un orgoglio, poi tra l'altro con una direttrice anche donna, adesso senza nulla togliere, insomma, che riesca ad essere a capo di una struttura così importante, ripeto, soprattutto sotto l'aspetto culturale. Perché c'è una praticità, nella dialettica che sento, anche una conoscenza che ovviamente voi che siete studiosi, vi è naturale, però riportata, anche con l'entusiasmo e con l'amore che veramente ci mettete, per noi è, penso, solo un punto fondamentale da poter sempre raggiungere con gli obiettivi. Quindi veramente No, la ringrazio io grazie davvero. per le belle parole che fanno sempre piacere, perché comunque soprattutto quando si lavora per la cultura italiana da questa parte dell'oceano, avere comunque, no, dei riconoscimenti o comunque uno Sì.
scambio di idee regolare con l'Italia è fondamentale. Infatti, la cultura non deve essere di nicchia, non deve essere una gelosia da tenere, bisogna diffondere, proteggerla sicuramente. Perché quello che state facendo veramente in maniera straordinaria. E diffondendola, noi siamo un piccolo strumento anche noi di questo percorso. L'Italia è fantastica per molti aspetti, ma questi piccoli gioielli che sono la moltitudine di archivi, i fondi di archivio, le biblioteche, ed è anche un altro aspetto che viene amato tantissimo dagli americani. Cioè, si sa, in Italia gli archivi sono migliaia e migliaia. Il profumo dell'archivio, del libro storico. Una qualsiasi città, cittadina, piccolo centro, avrà comunque delle risorse di archivio preziosissime. Il nostro archivio ricorda quanti libri ha. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere una biblioteca di antica istituzione, sì. Perché la pubblica libreria di Dinara viene istituita, insomma, con grande lungimiranza, a fine Settecento, nella seconda metà del Settecento, ma a sua volta ha potuto fare leva su un'accademia letteraria di origine addirittura cinquecentesche, e questo ci permette di avere nelle collezioni storiche della biblioteca una sezione di incunaboli, oltre un migliaio di cinquecentine, oltre un migliaio di cinquecentine soprattutto veneziane, e poi tantissime edizioni del 600-700, dei numeri da cui. Abbiamo voluto allargare il nostro terreno di indagine avviando una conversazione con il direttore della Frick Collection. Si tratta della più prestigiosa collezione d'arte europea di epoca moderna, quindi dal tardo medioevo alla fine, insomma, del Settecento e anche del XIX secolo. Quindi non un museo come altri celebri musei newyorkesi che hanno il loro punto di forza nell'arte contemporanea, nell'arte del XX secolo, ma in uno scrigno che invece conserva importantissime testimonianze della grande civiltà figurativa europea dei secoli precedenti. L'abbiamo fatto per due motivi. Innanzitutto per scoprire, parlando con il suo direttore, il dottor Xavier Salomon, l'impatto che quel patrimonio culturale ha avuto nella cultura americana, una cultura che si costruiva da zero proprio all'indomani della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, e quindi che inevitabilmente aveva bisogno di attingere a un passato consolidato anche da un punto di vista di cultura figurativa. In secondo ordine, perché lo stesso Salomon ha avuto negli anni scorsi dei precedenti con il Polesine, ma in particolare con l'Endinara. E uno studio che è stato uno di quei momenti decisivi per la sua fortuna come ricercatore, ha proprio riguardato un'opera d'arte che per secoli è stato uno dei gioielli dell'arte lendinarese, la cinquecentesca pala Petrobelli, e che poi tristemente abbandonò la città e fu addirittura smembrata a pezzi per essere meglio venduta e sistemata nel mercato collezionistico. E una decina d'anni fa lui ha condotto uno studio che ha ricomposto i frammenti di questo capolavoro di Paolo Veronese. E ne è uscita una pubblicazione che lo stesso Salomon all'epoca aveva presentato qui a Lendinara. Quindi abbiamo colto l'occasione di questa antica conoscenza che aveva del nostro paese e abbiamo chiesto anche lui la possibilità di una rapida chiacchierata. Viene da porsi, no? Se quello che ad oggi è ancora, se c'è
e nell'immaginario così nordamericano la cultura italiana e l'arte italiana hanno ancora un ascendente particolare, c'è ancora una considerazione di quello che l'Italia è stato come fucina, come laboratorio di arte. Sì, Sì, cioè direi assolutamente di sì, sì. immagino. Direi l'arte italiana, ma soprattutto mi spingerei a dire addirittura, cioè dell'area veneta è fondamentale per gli Stati Uniti. Cominciando dal fatto che con la creazione proprio degli Stati Uniti nel Settecento, nel XVIII secolo, c'è un'enorme discussione su cosa possa essere l'architettura di un nuovo Stato. Gli americani scelgono l'architettura di Palladio e la Casa Bianca è un'architettura palladiana, certo costruita più tardi, varie centinaia d'anni dopo la rotonda o le ville palladiane in Veneto, però il modello è quello. Il modello è un modello veneto perché la Repubblica Veneta viene vista come un modello per gli americani, come repubblica, non regno, non impero, non... diciamo dittatura di qualche genere, e quindi anche per quello viene scelta questo genere di architettura. Anche a New York, nonostante i grattacieli, i vari edifici, abbiamo tantissima architettura palladiana o ispirata all'architettura italiana, più tardi anche ovviamente l'architettura fiorentina, romana e una serie di altre cose. Gli italiani, la quantità di immigrati italiani dal 700 in poi, ma direi soprattutto nell'800 e 900, è Certo. stata fondamentale per New York, per l'America. Questa è una civiltà, quella americana, diciamo, che è creata da una realtà dovuta all'immigrazione. Cioè, chiunque è a New York adesso, con una minima eccezione, siamo tutti immigrati. Cioè, non c'è nessuno la cui famiglia è stata qui per più di, non so, 200 anni. E quindi l'immigrazione italiana, l'immigrazione irlandese, l'immigrazione da una serie di altri paesi europei e extraeuropei, ovviamente, senza poi discutere ovviamente tutte le problematiche relative agli afroamericani e come questa realtà si è creata negli Stati Uniti d'America in 200 anni, è fondamentale per capirlo. Quindi sì, da un lato ci sono persone che hanno ovviamente origini italiane da 3, 4, 5 generazioni e si sentono ancora molto italiani, nonostante molte di queste persone magari neanche sono mai state realmente in Italia. Certo. Poi c'è il riferimento comunque alla cultura italiana, che comunque rispetto alla cultura europea rimane una cultura molto centrale nell'immaginario europeo, americano, in generale del mondo. Cioè la realtà della cultura italiana, Firenze, Venezia, Roma, ma Italia in generale, rimane molto centrale. Questo, il museo che io, a cui io lav dove lavoro, è un museo che ha una collezione d'arte italiana molto importante, Certo. però è comunque vista nell'ambito più ampio dell'Europa, Eh quindi sì. abbiamo una collezione francese, inglese, spagnola, olandese, tedesca, italiana, comprata da un personaggio appunto che fine 800, primi 900 collezionava opere d'arte europee, viaggiava in Europa e c'era sempre questo grande amore comunque per la cultura europea, perché comunque le fondamenta degli Stati Uniti dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, sono in Europa, sia Inghilterra, sia Italia, sia Francia, ma alla fine torniamo da quel discorso. Quindi sì, assolutamente, cioè l'Italia rimane centrale come paese che esporta, tra le tante cose, la cultura. Certo. E, collezione Frick, naturalmente abbiamo, lo sapevamo già, però l'abbiamo sottolineato anche in apertura, è uno scrigno d'arte europea, diciamo, in senso esteso. E, è una domanda un po' difficile, penso per chi appunto se ne ha la curatela quotidiana. E, se dovesse essere individuato così un'eccellenza, ecco, una rosa, ecco, di quelli che sono gli autentici capolavori dell'arte italiana conservati ad oggi in questa, cioè la sua scelta, per quanto sofferta, ecco, su cosa Vabbè. cosa potrebbe segnalarsi, ecco, come proprio le gemme italiane di questa collezione. Allora, innanzitutto bisogna, secondo me, cominciare col dire che le collezioni americane sono ricchissime di arte europea e italiana soprattutto, nel bene e nel male anche, perché come abbiamo parlato di immigrazione di persone,
parliamo anche di immigrazione ed emigrazione di opere d'arte. Eh sì. Ed è importante, secondo me, capire che un'operazione del genere va passo a passo con la storia, cioè l'immigrazione c'è sempre stata da che esistono gli esseri umani, hanno cominciato a spostarsi per il pianeta, così come lo spostamento delle opere d'arte è sempre esistito. Noi siamo abituati, per esempio, in Italia, a Roma, a vedere tutta una serie, non so, di obelischi, vengono dall'Egitto, sono stati spostati dagli antichi romani dall'Egitto a Roma. Nello stesso modo in cui a Venezia abbiamo un sacco di cose bizantine che sono state prese dai veneziani in quello che è oggi Istanbul. Quindi qui a New York o in generale negli Stati Uniti ovviamente c'era una cultura preesistente indigena nel Settecento, che però era considerata, a torto devo dire anche dagli europei, una cultura inferiore, quindi non una cultura da celebrare, se non fino a un certo punto nel Sud America, ovviamente per altre culture, Aztechi, Maya, eccetera, eccetera. Però la cultura qui indigena è una cultura che è stata molto riscoperta in tempi più recenti, devo dire, nella storia degli Stati Uniti, ma c'è sempre stato questo desiderio di importare appunto la cultura dell'Europa, e a seconda un po' delle origini anche dei collezionisti, poteva essere pittura o scultura inglese, francese, spagnola, olandese, piuttosto che italiana. Quindi senz'altro il numero di opere d'arte, io ogni volta dico qui alla Free Collection, la nostra intera collezione, non c'è quasi nessuna opera che sia stata creata in America, sono tutte opere create in altri paesi. Direi un quarto della nostra collezione forse è una collezione italiana, di cui pochissimi pezzi, se non quasi nessuno, sono venuti direttamente qui dall'Italia. Cioè il nostro fondatore nel fine 800, primi 900, fino alla sua morte nel 19, compra opere d'arte italiane, ma in Inghilterra, in altri paesi. Queste opere erano già uscite dall'Italia e erano arrivate in altri paesi, e poi da quei paesi uscivano e arrivavano in America. I capolavori sono capolavori dell'arte veneta, direi soprattutto, ma anche fiorentina o del centro Italia. Il capolavoro assoluto della collezione è un quadro veneto, ed è il San Francesco nel deserto di Bellini, di Giovanni Bellini, un quadro degli anni 70 del 400, meraviglioso, che Frick compra in Inghilterra, era stato in Inghilterra per gran parte del 700-800, e abbiamo poi per esempio due meravigliosissimi Paolo Veronese, due allegorie di Paolo Veronese, che però anche quelle per esempio sono state dipinte da Veronese stesso per l'estero, cioè quelli non sono mai stati in Italia se non per essere dipinti in Italia. Quindi sono quadri che sono stati a Vienna, poi a Praga, poi sono stati a Stoccolma, sono tornati in Italia nel 700 e sono stati per un periodo a Roma, poi a Parigi, poi in Inghilterra, e Frick di nuovo dall'Inghilterra li porta in America. Abbiamo due ritratti di Tiziano, abbiamo un meraviglioso quadro, un ritratto di bronzino, un ritratto fiorentino, di un nobile fiorentino, ma abbiamo anche sculture italiane, bronzi italiani. Abbiamo un nucleo molto importante di opere del primissimo Rinascimento, fondi oro. Abbiamo un meraviglioso Gentile da Fabriano, Paolo Veneziano, che è uno dei primi grandi pittori veneti, se non il primo, nel 300. La sua ultima opera firmata e datata, che in realtà, parlando appunto di emigrazione e spostamenti, è un'opera che Paolo Veneziano crea a Venezia, ma per le Marche. Era un politico a San Severino Marche. Dalle Marche una serie di spostamenti, arriva poi a New York, e quindi abbiamo l'ultima opera datata e firmata di Paolo Veneziano. In America abbiamo in tutto 7 Piero della Francesca, 4 sono alla Frick. Ah, accidenti. Quindi abbiamo il più importante gruppo di Piero della Francesca certo. In America. Quindi ci sono senz'altro delle eccellenze. Il nostro quadro, l'opera più antica del museo, che va indietro agli anni 80 del 200, del 1200, è una piccola flagellazione di Cimabue, ed è l'unico quadro di Cimabue in America che abbiamo qui. Quindi senz'altro la collezione è una collezione di, direi dal punto di vista numerico, non importante come altri musei, il Metropolitan, la National Gallery di Washington, il Getty, però dal punto di vista di qualità assolutamente importante e ben concentrata, direi, sull'arte italiana. Arte italiana soprattutto del 400 e del 500. I quadri barocchi, per esempio, in America arrivano per questioni di moda molto tardi, nel dopoguerra, nell'ultima guerra, e anche i quadri del 700 sono abbastanza rari, quindi abbiamo molto poco di 700 italiano. We'll be right back.
era inevitabile che fra i luoghi della nostra visita fosse annoverato un istituto che proprio si occupa di studi italo-americani, da sempre impegnato nello scoprire le interazioni fra comunità italiana e il resto della società americana. Un dinamismo che ha avuto momenti difficili, che ha avuto però anche grandi e importanti pagine. In città, a New York, c'è un istituto che storicamente si occupa e che si muove in questo ambito. Si chiama Calandra American Italian Institute. A dirigerlo è il professor Anthony Tamburri, lui stesso evidentemente italo-americano. Abbiamo avuto occasione di fare una chiacchierata con lui e fra l'altro è uno degli istituti che ci ha aperto la propria biblioteca, una biblioteca decisamente ricca di studi su questo argomento, quella del Calandra, e soprattutto di permetterci la consultazione dei preziosi microfilm che conservano la storia del progresso italoamericano. Ora è morto, Phil Canistraro, che era uno storico. E Phil stava insegnando in seminario e c'era un giovane che lavorava per America Oggi e sapeva di questi microfilm. A un certo punto ha capito che America Oggi li buttava via, addirittura. Allora ha detto a Phil, che era già qui, guarda che ci sono queste scatole di microfilm di America Oggi che non sanno cosa vogliono fare. E quindi Phil, un amico, lui, hanno preso un furgoncino, sono andati a prendere le scatole. Però mi pare che l'unica, diciamo, collezione completa sia al New York Public Library. C'è un italiano, un vecchio parlamentare, presidente, primo presidente della Lombardia, Bassetti, Piero Bassetti, che avrà 96 anni, ancora molto giovanile, che aveva lanciato un po' questa idea, lui li chiama italici, cioè un itali, dire italico ci riporta a un certo periodo, vabbè. Però per lui questo italici, diciamolo così, è un italiano, uno di origine italiana e tutti quelli che amano l'Italia. E secondo lui... È stata una mostra anche qualche anno fa, Italia. Sì. E secondo lui ci sono nel mondo tipo 260 milioni di italici, che lui lo chiama un commonwealth, no? E dice che l'Italia, cioè chi si occupa di cose italiane, dovrebbe cercare di, nel senso positivo, approfittare, cioè beneficiare da questa popolazione di italici. E non ha torto, perché fa parte del nostro carattere stringersi un po' di più. Sì. Chi respira lo stesso stile, ecco, sì, italico, italiano, sì, poi anche sì, distribuito nel mondo, perché qua in America ne abbiamo diversi, abbiamo anche un ragazzo che sta studiando, sta facendo la tesi ad Albany proprio, quindi studia e lavora, e anche lui ha 25 anni, quindi milanese proprio, e che andremo a vedere a fine settimana. Però ecco, è molto importante per loro e non hanno frontiere, non hanno confini, sì, si stanno espandendo ancora, sì, di più, per questo che il modo culturale di approcciare alle associazioni che li rappresentano, ma poi alla realizzazione di progetti e di prodotti che li uniscono ancora di più. Sì. È fondamentale quello che stiamo facendo noi, ecco, venendo qua in spazio. Sì, questa cosa, sì, senza precedenti, insomma. Sì. Per noi. Sì. Thank you.
Un'altra conversazione è avvenuta non dal vivo, ma in modalità online. È stata quella con il professor Luigi Fontanella. Anche lui un accademico che ha alle spalle un importante curriculum legato soprattutto agli studi letterari. È egli stesso scrittore e poeta e soprattutto ha origini italiane, perché il professor Fontanella è stato giovanissimo emigrante che completò proprio i suoi studi universitari e li perfezionò negli Stati Uniti e da lì poi intraprese un percorso accademico di tutto rispetto. È stato negli ultimi anni autore di un romanzo, Il Dio di New York, un suo romanzo che rielabora una vicenda biografica che ha elementi di continuità ma anche di profonda diversità con quella di Adolfo Rossi. La storia di un altro emigrante italiano, siamo ad inizio Novecento, che si lanciò verso gli Stati Uniti nella speranza di dare una svolta alla propria vita e ebbe però un percorso molto più arduo, molto più difficile di quello di Adolfo che, come abbiamo scoperto, si impose nel volgere di pochi mesi, fece notare le sue capacità e le riuscì a mettere a frutto. Il migrante raccontato da Fontanella invece ha un percorso di vita molto più articolato, molto più legato a quella comunità italo-americana che diventava sempre più numerosa nell'inizio del secolo e che aveva anche gravi problemi di carattere sociale da affrontare. Ma anche lui alla fine riuscì ad approdare a un suo traguardo, quello di pubblicare una propria autobiografia. Non pubblicarla in italiano e per un pubblico italiano come fece Adolfo Rossi, ma pubblicare una sua autobiografia in inglese e per il pubblico statunitense. Quindi elementi che lo avvicinano ma anche che lo differenziano al nostro concittadino. Per questo era interessante con il professor Fontanella riscoprire questo personaggio. Diciamo in questi ultimi 15-20 anni mi sono molto appassionato della presenza di scrittori italiani in America e quindi questo personaggio di cui mi state parlando, Adolfo Rossi, 1857-1921, sono gli anni della sua biografia, sì. E anche la sua partecipazione, la sua collaborazione al Progresso Italoamericano, che è stato il primo quotidiano italiano di grande importanza nella cultura e nella cronachistica americana, poi ha continuato con America Oggi. Io ho collaborato sia al Progresso sia ad America Oggi, tuttora faccio parte della redazione di questo giornale e quindi mi tocca da vicino questa problematica. Dicevo, la vicenda di Adolfo per certi versi assomiglia, con una differenza fondamentale, cioè che Adolfo rimane italiano, rimane un vero ambassadore, un vero corrispondente in un certo senso culturale per la cultura italiana in America e americana in Italia, tant'è che il suo ritorno a New York nel 1904, se ho ben capito, come ispettore
e per l'indagine degli emigrati italiani negli USA ha un valore programmatico e sociale molto importante, laddove invece Pascal D'Angelo, lui si chiamava Pasquale, solo in America lo chiamano subito Pascal, Pasquale D'Angelo, abruzzese, nativo di Introdacqua, un piccolo paesino vicino Sulmona, vuole diventare scrittore americano, si impadronisce con una tenacia quasi titanica a imparare da autodidatta l'inglese e scrive in inglese alla fine, e scriverà un unico libro, però importantissimo, intitolato Son of Italy, figlio d'Italia, un po' come un italiano in America, scritto dal vostro Rossi, che ha una... E io ho fatto una ricerca approfondita di tutta la sua vicenda, che dovete leggere nel mio romanzo, altrimenti vi manca l'addentellato, giusto? Certo. Ecco, e questa ricerca è stata per me affascinante, sono andato a vedere proprio i luoghi dove lui abitava, ho trovato i documenti e ho trovato tutta la documentazione che caratterizza questa esperienza dura, difficile, così come la ebbe sicuramente Adolfo quando arrivò a Misepiede. E il nostro Pascal D'Angelo conobbe questo Barsotti, che era il redattore capo del Progresso Italoamericano, perché Pascal D'Angelo arriva in America nel 1910, quindi poco dopo Adolfo Rossi, e quindi insomma ebbe un'esperienza analoga, però con fini diversi. Sono due addentellati che in qualche modo si complementano. L'uno, Adolfo, direi come italiano in America proprio. Italiano in America, e quindi come in qualche modo una sorta di ambasciatore culturale, diciamo così, degli Stati Uniti, tant'è vero che poi la sua esperienza si allarga anche nel Paraguay, poi in Argentina, quindi con un fiato, con un'ampiezza socio-culturale ben più ampia, sempre nell'ambito di una funzione da corrispondente in qualche misura, no? In qualche modo. Mentre invece Pascal D'Angelo, il suo sogno era di diventare scrittore americano, tant'è vero, se si vanno a consultare le antologie uscite negli anni 30-40 di scrittori, di poeti americani, in alcune di queste antologie si trova il nome di Pascal D'Angelo, e quindi il sogno di Pascal era di diventare proprio americano, di voler diventare uno scrittore, aveva questo grande... si innamora dei poeti romantici inglesi, da Shelley a Keats, a Wordsworth, frequenta accanitamente la biblioteca, la New York Public Library. È una vicenda molto cogente, molto forte, e morirà giovanissimo, perché morirà di stenti, perché da un lato fa lo spaccapietre, il muratore, il falegname, insomma, fa i mestieri più umili, lo scaricatore di porto, però nelle ore libere va lì e va sempre alla biblioteca, la New York Public Library, che è un tempio della cultura americana, per leggere, era un accanito lettore. Io ho raccontato la sua storia, la sua vita, basandola sulle mie ricerche e sulla lettura di questo suo autobiografia, che finalmente, dopo tanti sforzi, peripezie, uscì con l'aiuto di Carl Van Doren, che era il direttore di The Nation, un giornale molto importante che ancora oggi esce in America. Capì il dramma di quest'uomo, capì i suoi sogni, le sue aspirazioni, e lo spinse, lo esortò a scrivere della sua vita, e lui la raccontò in questo libro che si chiama Son of Italy, dalla cui lettura io poi ho ricavato il retroterra per poter scrivere il mio romanzo, questo docu novel, un romanzo documento
E adesso è uscito anche in inglese. Lo presentiamo con Finotti e con Tony Tamburri, mio carissimo amico e collega, il prossimo, mi pare che tra poco, insomma, lo presentiamo a New York il 17 novembre presso l'Istituto Italiano di Cultura con professor Finotti e con Anthony Tamburri. Ah, benissimo, quindi proprio il cerchio si chiude. Sì. Il nucleo focalizzante di questa nostra conversazione. Fra i nostri incontri si è inserito anche una presenza particolare, ma che abbiamo voluto fortemente. Il nostro obiettivo infatti era quello di poter raccogliere anche una testimonianza che per certi versi permettesse di fare un parallelo con il giovanile viaggio di Adolfo Rossi verso gli Stati Uniti. Abbiamo avuto così l'occasione di incontrare un nostro concittadino di oggi, giovane, Gioele Feltrin, che ha intrapreso alcuni anni fa i propri studi universitari a Milano, ma che poi ha voluto perfezionarsi ulteriormente indirizzandosi verso gli Stati Uniti e attualmente vive vicino a New York, in quella che è la capitale amministrativa dello Stato di New York, Albany, e lì sta mettendo a punto una formazione giuridica sempre più specializzata. Ha già un incarico di tutto rilievo nell'ambito proprio dell'amministrazione federale e per noi ha costituito l'occasione per risentire attraverso la sua testimonianza, attraverso le sue impressioni, ecco, di giovane migrante e in un contesto radicalmente diverso evidentemente da quello in cui abbandonò il Polesine Adolfo Rossi, però costruire un parallelo fra la fine dell'Ottocento e oggi, capire due percorsi che hanno seguito la stessa direttrice, che hanno molti elementi comuni, a partire dalla conoscenza stessa che Gioele ha del suo concittadino, ma hanno anche tanti elementi di diversità. Capire, cioè, oggi che cosa significa abbandonare l'Italia, portarsi verso gli Stati Uniti per costruirsi un futuro. Qualche tempo fa mi sono trasferito prima a Milano, ora qui, però mi piace sempre ricordare che in realtà l'Endinara non l'ho lasciata dietro, ecco, me la porto sempre un po' con me in ogni cosa che faccio, cioè un bagaglio con me, con cose fisiche ma anche con tante esperienze. Quando cresci in un paese come l'Endinara, poi ti porti dietro. E penso che la stessa esperienza di Adolfo Rossi lo dimostri. Penso che abbia portato molto di Val Dentro e l'Endinara a New York e in America, quindi ecco. Mi piace anche, ci ho pensato più volte a una sorta di paragone tra me e Adolfo Rossi, poi sì, per carità, è un contesto completamente diverso da anni fa. Poi è un personaggio molto più importante di me, però ci ho pensato più volte. Siamo due immigrati in un certo senso, negli Stati Uniti, in America, in un mondo che cambia e alla ricerca del nostro posto nel mondo. E precisamente ora sai in cosa sei impegnato in questi mesi? In politica sostanzialmente, però più in policy, ovvero mi occupo delle strategie legislative per un rappresentante dello Stato di New York che rappresenta un distretto a Long Island e portiamo avanti appunto legislazione e iniziative politiche per migliorare l'ambiente principalmente, ma anche i governi locali. Lui è il presidente della commissione dei governi locali qui a New York e quindi lavoriamo molto con i municipi, con le contee, con i villaggi per migliorare e rispondere alle loro esigenze. E continuiamo battendo il sentiero dei paralleli. Abbiamo avuto la conferma, insomma, anche dalle letture di questi giorni, già lo sapevamo, insomma, notizia nota grazie alle sue stesse opere autobiografiche. E giovanissimo Adolfo Rossi, dopo 5 anni negli Stati Uniti, una volta che gli strumenti del giornalismo erano pienamente in suo possesso, decise di dare un'ulteriore svolta. Nel 1884 tornò in Italia, dove trascorse il ventennio successivo fino ai primi anni del Novecento, diventando una delle grandi firme del giornalismo italiano, continuando a muoversi, però lavorando soprattutto per testate italiane. Nei tuoi programmi futuri c'è la possibilità di un ritorno? Totalmente, assolutamente. Lo dico sempre che
non vivrei all'estero per sempre, sicuramente non negli Stati Uniti per sempre. Vedo questa esperienza come un'esperienza formativa per imparare molto e portare questo poi in Italia e migliorare il paese che amo, l'Italia. Ricordo questa lettura di un articolo di Adolfo Rossi che abbiamo fatto alle elementari, ora non ricordo benissimo tutti i dettagli, però ricordo che parlava appunto delle condizioni degli italiani qui all'estero, e non ne parlava molto bene, o meglio, parlava delle difficoltà con cui gli italiani erano poi trattati e come vivevano qui a New York e negli Stati Uniti. Personalmente invece sono stato accolto benissimo, è una cosa che mi spaventava molto, anche quando lavoro per il governo americano ho sempre paura che qualcun altro dall'altra parte, un americano, dice: ah, ma fate lavorare un immigrato, fate lavorare un italiano per il governo. Invece non ho mai avuto esperienze o esempi di questo tipo, anzi, ripeto, sono stato accolto benissimo e sto davvero molto molto bene. Ricordo che anche mio nonno, che fu immigrato qua negli anni 50, prima di tornare in Italia per guadagnare, appunto, mettere da parte qualche soldo, anche lui non era trattato benissimo, è arrivato in terza classe con nulla e faceva le condizioni dell'immigrato italiano di allora. Oggi io posso godere di un certo status qui negli Stati Uniti e non mi posso lamentare assolutamente di niente. Mi ha fatto bene a sottolineare questo, perché praticamente da queste poche parole abbiamo avuto modo di ripercorrere tre generazioni, una naturalmente molto lontana dalla nostra, di immigrazione verso gli Stati Uniti, via mare, quella di Adolfo Rossi, in condizioni assolutamente disagevoli e un impatto con lo sbarco molto difficile, molto duro, quella appunto del nonno, e la tua, che invece è avvenuta in una cornice con delle condizioni naturalmente diverse. E questo sicuramente è anche frutto del contributo ormai secolare che generazioni e generazioni di italiani hanno saputo dare a questo paese, quindi anche la percezione di quello che di quanto un italiano può offrire, un italiano formato, istruito, può offrire agli Stati Uniti è decisamente cambiata rispetto naturalmente a quanto avveniva 150 anni fa. E a completare questo terzetto di oggi, naturalmente, come nelle occasioni precedenti, abbiamo anche Francesca Zeggio, che è assessore alla cultura del nostro comune, della città di Lentinara. Quindi lascerei a lei la parola per un ultimo passaggio. Nella chiusura, che poi non è una chiusura ma un'apertura di un percorso che mi sento orgogliosa di aver gestito, condotto, in qualche modo anche cresciuto, perché devo dire che la cultura lendinarese, per come l'abbiamo impostata negli ultimi anni, ci ha permesso, attraverso le realtà lendinaresi, quindi attraverso la biblioteca, attraverso l'esperienza del CTG, e qui voglio anche salutare Nico Pavarin, presidente del Consiglio Comunale, che è un giovane, anche lui, che ha deciso di seguire l'aspetto politico oltre al suo lavoro rimanendo in Italia, ma che continua a mantenere i rapporti. Per cui, ecco, investire sui giovani, sia quelli che restano, sia quelli che escono dall'Italia, ma non in una condizione, tra virgolette, di degrado o di uscita, diciamo, forzata, è proprio una questione di cultura, di mentalità. Cioè, un ragazzo che decide di andare all'estero non solo perché magari può trovare una vita diversa, ma perché attraverso quella vita diversa può sempre rientrare in Italia. Ecco, io penso, Gioele, che sia un orgoglio per noi amministratori. Tu adesso stai facendo, tra virgolette, politica attraverso la parte, diciamo, pratica, ecco, nell'appoggio e nelle linee programmatiche. Ecco, quello che ha sempre fatto anche il nostro sindaco Luigi Viaro è essere lungimirante, cioè si deve investire nel tempo, nello spazio, nelle persone. È così che si cresce e si raccoglie il frutto. Diversamente, ecco, mi sento di dire che qualsiasi immigrato non può far altro che portare a casa un valore aggiunto che va condiviso, perché nel momento in cui noi si fa tante cose ma poi non vengono promosse, condivise o in qualche modo anche scritte ai posteri, non solo poi anche alla gente o ai nostri concittadini, ecco, è come aver buttato via una fetta della storia di Lendinara, e tu la stai scrivendo qua in Italia, qua in America, nel tuo piccolo. Quindi veramente grazie, no, Gioele, grazie a voi. E ci rivedremo per una prossima esperienza in Italia. Certo, allora. Volete. grazie Nicola. Grazie a te. Grazie.
quali sono i frutti, i risultati di questo nostro progetto, oggi e poi nel, nell'immediato avvenire? Beh, innanzitutto diciamo che il progetto si chiude con la presentazione di un volume che raccoglie le testimonianze per esteso che abbiamo appena ascoltato. Raccoglie il reportage fotografico che abbiamo raccolto in, in quei giorni a New York e raccoglie anche questa versione inedita del suo italiano in America che abbiamo scoperto fra le, fra le pagine del Progresso italoamericano. E sono tre elementi che sicuramente aiuteranno a rafforzare, o quantomeno ce lo auguriamo, la memoria del nostro concittadino. Un concittadino che al di là della sua giovanile fuga dall'Endinara, poi all'Endinara e al Polesine è sempre stato legato. Come giornalista, per le denunce anche spietate che ha fatto della povertà che dilagava nel nostro territorio a fine Ottocento. Ed è legato per sempre perché? Perché lui stesso e la sua famiglia vollero trovare la, l'ultima dimora, la sepoltura proprio all'Endinara. Nel settembre del 1921 la salma di Adolfo Rossi arrivò da Buenos Aires, dove era scomparso nel luglio improvvisamente di quello stesso anno, ritornò all'Endinara e la sua tomba ancora oggi, per volontà della sua famiglia e possiamo intendere per sua stessa volontà, è collocata proprio accanto alle tombe di quelli che erano stati i suoi due grandi fari della giovinezza, quell'Alberto Mario e quel Jesse White, i cui nomi, fra l'altro, abbiamo avuto la conferma di tutto questo, i cui nomi riecheggiano anche nelle pagine del Progresso italoamericano. E per l'immediato avvenire c'è un'ulteriore possibilità che ci stiamo giocando proprio in queste settimane e nei prossimi mesi. Uno dei contatti che abbiamo avviato a New York è stato quello con l'Istituto Italiano di Cultura, organismo del Ministero degli Affari Esteri e direttamente collegato al Consolato di New York. Da loro è arrivata una proposta indirizzata a noi per affiancarci a un loro progetto espositivo e curare con l'inizio del 2023, nell'ambito di una mostra dedicata all'immigrazione italiana, una sezione dedicata ad Adolfo Rossi. Quindi Adolfo Rossi troverà spazio anche fisico per raccontare la sua vicenda, la sua storia, il suo impegno fra qualche mese a New York. Quindi questo penso possa essere ritenuto uno dei massimi obiettivi, per altri versi anche inattesi, che questo progetto ha raggiunto. Dobbiamo ricordare in particolar modo ai veneti contemporanei che esiste un Veneto fuori dal Veneto. Abbiamo più di 5 milioni di veneti nel mondo che hanno saputo realizzare nelle comunità dove si sono inseriti delle grandi opere dal punto di vista materiale e anche intellettuale. Noi siamo molto orgogliosi dei nostri veneti nel mondo. La Regione del Veneto ha voluto valorizzare questa presenza dei veneti nel mondo e il legame con la Regione del Veneto già dagli anni Ottanta con delle iniziative specifiche, ma soprattutto a partire dal 2003 con una legge che appunto va ad individuare tutta una serie di azioni a sostegno del rapporto tra i veneti del mondo e la Regione del Veneto e anche andando ad introdurre delle misure per favorire il rientro dei veneti o dei figli dei veneti del mondo che volessero tornare nella nostra comunità veneta. E devo sottolineare come vi è un legame ancora molto profondo e molto vivo, come le nostre comunità venete, in particolar modo quelle che sono nel Sud America, abbiano conservato storia, identità, tradizioni, lingua veneta e come richiedano fortemente e cerchino sempre di più un approfondimento di questo legame. Una caratteristica che ci inorgoglisce, perché oggi, nei tempi della società moderna, spesso si tende a perdere il senso delle radici, dell'appartenenza, dell'identità. Ebbene, questo grande sentimento lo troviamo oggi molto forte proprio nelle nostre comunità venete che sono nel mondo.
La particolarità di questo progetto ha fatto sì che sia uno di quei progetti che hanno ottenuto un finanziamento appunto da parte di questa legge, perché ha delle caratteristiche che vanno proprio a valorizzare gli aspetti di un Veneto, Adolfo Rossi, l'endinarese, che alla fine dell'Ottocento è andato a vivere a New York e ha saputo percorrere una strada che ha fatto sì di portare attraverso la sua attività del giornalismo, mettendo in evidenza le problematiche e anche i drammi dell'immigrazione veneta, non solo, ma in particolar modo italiana, attraverso la pubblicazione di un giornale, attraverso la scrittura di molti articoli che evidenziavano appunto la vita e le situazioni dei migranti di quel tempo. Per noi questo ha significato poter costruire uno spaccato di quella che è la storia dei nostri migranti e di tanti migranti italiani, che ancora oggi fa sì che possiamo trarne un insegnamento. Certamente il nostro statuto prevede che vi sia un'attenzione e una voglia di rivendicare questo legame con i veneti del mondo e in particolar modo sappiamo che i veneti nel mondo sono per noi, anche nelle comunità attuali, come degli ambasciatori della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione, ma possono essere anche le antenne per costruire delle relazioni attuali, utili, importanti. Di questo noi siamo orgogliosi, ma non possiamo dimenticare figure come quella di Adolfo Rossi, che con la sua biografia ha raccontato queste tante storie e che tanto ha fatto, riuscendo a percorrere poi una carriera che lo ha portato ad essere un diplomatico, un rappresentante appunto del nostro paese, prima nel Nord America e successivamente nel Sud America. Quindi sicuramente un progetto che meritava di essere sostenuto per i contenuti e per quello che lascerà alla parte scientifica, storica, e che ci permetterà poi di approfondire con ulteriori sviluppi. Questa prima operazione di divulgazione l'abbiamo portata a termine, ma il progetto non termina, termina nella sua parte di ricerca il 15 novembre, ma ci sono tutte le premesse perché gli sviluppi poi seguiranno anche nelle settimane e nei mesi successivi. Molti di questi contenuti sono contenuti multimediali, il video e poi tutto il materiale che confluirà nel volume, che è materiale già di per sé digitalizzato. E su questo direi che, ecco, sul tema anche degli strumenti digitali come canale per rafforzare questo tipo di conoscenza e consolidare queste memorie storiche, di nuovo c'è un altro progetto, un portale della Regione Veneto che è proprio legato. Certo, abbiamo voluto individuare una progettualità nuova che utilizzasse anche le tecnologie che ci permettono di far sì che il mondo oggi sia un luogo piccolo, ovvero un portale, diciamo, paragonabile a quello che oggi è Wikipedia, da dove si possono trarre informazioni e leggere contenuti a cui tutti possono dare poi un contributo. E chiaramente questo portale che abbiamo chiamato Mi Veneto, Mi nel senso di Io Veneto, è messo a disposizione di tutti i veneti del mondo, delle associazioni che sono diffuse capillarmente in tutti i continenti, affinché vi possano essere condivisi dei contenuti, delle storie e appunto tracciando un filo conduttore unico quelli che attraverso la storia di tante persone che sono emigrate diventa la grande storia dell'emigrazione veneta e che poi è una parte dell'emigrazione italiana. Penso che questo ci permetterà di rinsaldare e rafforzare ulteriormente i rapporti con le nostre comunità e di avere una partecipazione attiva e continuativa. Ecco, la storia emblematica di Adolfo Rossi è sicuramente di grande interesse perché rappresenta un caso paradigmatico di quello che è un veneto che ha saputo nella sua azione di andare di rottura, perché immaginate cosa volesse dire un secolo fa abbandonare la propria terra per andare in un mondo lontano, e che è riuscito a costruire però un valore, un contributo di crescita, di progresso, appunto come il titolo del giornale che aveva fondato, per tutti gli immigrati veneti e italiani a New York. Quindi pensiamo che questa sia proprio una bella storia emblematica da far raccontare di un grande evento che è stato giustamente riconosciuto e che, di cui la comunità di Rendinara non può che essere orgogliosa.
siamo alla chiusura, al saluto finale del sindaco della città di Lendinara per quanto concerne questo percorso legato ad Adolfo Rossi. È evidente che è uno spaccato del grande lavoro che è stato fatto. Noi abbiamo seguito la sintesi documentale, la sintesi di registrazioni che sono state fatte in queste settimane in terra americana. Quindi quello non è stato un obiettivo finale, è chiaro uno strumento, un passaggio, un modo, ecco, per approfondire le grandi tematiche che attorno a questa figura lendinarese, e non solo attorno a questa figura lendinarese, il nostro grande patrimonio culturale della nostra città può disporre, chiaramente. La strada si fa camminando, questa è la sintesi del pensiero del sindaco, perché grazie alla Regione Veneto che ha accolto questa nostra istanza, hanno finanziato questo percorso e ciò è stato possibile per questo motivo. E quindi noi chiaramente dobbiamo un grande ringraziamento, perché da soli in questo momento gli enti locali non riescono sicuramente a supportare questi grandi impegni anche finanziari. È evidente però che è solo l'inizio, quindi non è una fase conclusiva, non è un commiato che dobbiamo, quindi che chiudiamo le porte a un percorso che noi definiamo già finito, esaurito, assolutamente no. È un arrivederci, perché abbiamo capito che la filiera culturale può essere uno strumento chiaramente di crescita, di irrobustimento di quel concetto di comunità, questo territorio locale che si identifica nell'ambito polesano, che si intreccia con le storie di altri comuni, altre realtà, e quindi dà quel senso di territorio che si qualifica attraverso la cultura e diventa comunità. Quindi un territorio polesano che non è solo la storia del 1951, terra alluvionata, ma è la storia di un lungo filo rosso che si allunga dalla fase risorgimentale, il nostro territorio caratterizzato dal ruolo di Jesse White e di Alberto Mario, ma anche del nipotino, potremmo definirlo in questi termini, di Adolfo Rossi, che continua la fase delle inchieste come giornalista per poi realizzarsi anche come ambasciatore. Quindi la città di Lendinara che si colloca in un contesto internazionale, ma non tanto per un discorso di ambizione, ma se vogliamo dire di ambizione culturale, questo sì, perché questa è la forte caratterizzazione, il forte scrigno, il grande scrigno di cultura e di tradizione che attraverso queste indagini e queste ricerche possiamo mettere in evidenza. Il grazie quindi a tutti, a coloro, alla struttura della Città della Cultura, a coloro che hanno lavorato per questo percorso, e anche un grazie ai cittadini che gradualmente, attraverso il seguire, l'approfondire, il capire, riescono a realizzare che non sono queste iniziative sporadiche ed occasionali, ma sono un grande lavoro, un puzzle culturale che si sta mettendo insieme.